stata bella, ma triste. No, questo non si può fare, non si può fare. Jean-Christophe Babin, amministratore delegato di Bulgari, esattamente che cos'è la Domus? La Domus, come tutte le case romane di 2000 anni fa, è una parte molto importante della casa Bulgari, diciamo è il quartiere privilegiato, che riprende peraltro l'architettura storica delle Domus antiche romane per accogliere i gioielli fra i più significativi dei 130 anni della storia di Bulgari. The movie star glamour of Cüneyt Çetin would be great if it came back. That's why this film was so important. They understand that. And having Valeria in my architecture, it's very moving. I'm very happy about that. It's always a dream. So. Yes, yes. Well, when she said Purgatorio is a shop, it was pretty strong stuff. I was like, whoa. Sono ben contenta di aver girato The Dream con Paolo Sorrentino, ben contenta proprio, perché mi piace quello che vedo, mi è piaciuto farlo e mi piace soprattutto vederlo, perché non penso a me, non penso se sono brava, vedo il film, io è come se non ci fossi, fosse un'altra. The Dream, un sogno, continua a essere tale? Sì, ma Bulgari è chiaramente già dalla sua attività creare gioielli e come creare arte, che in sé l'arte è un sogno, quindi noi siamo creatori di sogni, non solo, però l'arte che creiamo con pietre preziosi, materiali preziosi, corrisponde molto spesso a dei momenti molto importanti nella vita della gente, che può essere il fidanzamento, che può essere il matrimonio, che può essere l'anniversario di un matrimonio. Quindi dietro i gioielli bulgari che vediamo in questa Domus ci sono tante storie molto romantiche, molto appassionate, di persone, voi conosciutissime e altre altrettanto sconosciute, però che hanno tutte in comune di avere vissuto una passione tale quale che un certo giorno hanno acquisito o si sono fatte regalare un gioiello intemporale.